Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi La sana dottrina cattolica. E siamo giunti al termine, nella puntata precedente, del discorso, spero bello, certamente lo è da un punto di vista oggettivo, poi non so quanto è stato reso bene da un punto di vista soggettivo, sullo straordinario, sul grandissimo sacramento dell'Eucaristia. Si sarebbe potuto continuare ancora molto molto a lungo sullo stesso sacramento. Ecco, però il percorso che ci attende è ancora abbastanza abbastanza lungo e articolato. Devono ancora arrivare i momenti più calienti, diciamo così. Quindi passerei oggi al quarto comandamento. Quindi di nuovo switchiamo, come si dice oggi, quindi passiamo dal sacramento al comandamento. L'ultimo che abbiamo trattato era appunto il terzo, perché attraverso l'occasione della santificazione della festa abbiamo potuto parlare della Santa Messa e quindi poi dilatare un po' l'ambito del discorso all'Eucaristia, sia intesa come partecipazione alla Santa Messa, sia nell'aspetto della comunione sacramentale e sia infine del contatto e dell'aspetto basilare, importantissimo, del rapporto personale con Gesù Eucaristia, della preghiera personale davanti a Lui, di quanto è importante nella vita interiore intessere questo dialogo con Gesù realmente presente nell'Eucaristia, imparare che davanti all'Eucaristia ce l'abbiamo davanti a noi, davanti agli occhi, quindi vivo e vero, con una presenza reale e sostanziale. Quindi, e abbiamo anche visto, riprendo qualcosa, che questa non è qualche cosa a cui ci si deve abituare, come in tutte le cose umane, e questo vale anche nelle cose dello spirito, non si raggiunge nessun risultato se non ci si mette in moto, sia la pazienza, la costanza, la perseveranza, cioè non è che uno va davanti all'Eucaristia e entra in estasi. Tutto è possibile al Signore. Se il Signore vuole farla questa cosa qui, la fa tranquillamente, non deve chiedere il permesso a nessuno, lo fa se vuole, quando vuole, quando e quanto vuole, insomma, no? Ordinariamente, tuttavia, non accade così. C'è anche in questo un percorso, un itinerario. E il nostro grande merito, ma che è anche la nostra grande fatica, però dobbiamo assolutamente sottoporsi ad essa, è appunto quello di non fermarci dinanzi agli ostacoli, alle difficoltà, nella consapevolezza che non si ottengono risultati senza la costanza e la perseveranza, senza superare momenti bui di difficoltà, di aridità, di apparente non senso delle cose che facciamo. Su questo il discorso deve essere molto molto chiaro. Adesso entriamo in un tema oggi più che mai, di questi tempi più che mai, impopolare sotto tutti i punti di vista, perché onora tuo padre e tua madre è un discorso che chiama evidentemente in causa, non è che ci vuole un granché a rendercene conto, e due temi oggi del tutto démodé. Primo, il tema dell'autorità. Mi permetto una citazione del grande scrittore Chesterton, che ha scritto: l'intelligenza moderna non accetta nulla che venga dall'autorità. Quindi figurati un comandamento che dice non soltanto rispetta, ma onora, vedremo che significa, le prime due grandi figure autoritative che noi conosciamo, che sono appunto il padre e la madre, già di per sé parte male questo comandamento dentro, come dire, la realtà contemporanea. Poi, ecco, l'altra grande realtà chiamata in causa è la famiglia, fondata sul sacramento del matrimonio tra un uomo e una donna. Mi hanno comunicato, perché non ho seguito, che c'è stato un intervento recentissimo, forse di oggi o di ieri, della Congregazione della Dottrina della Fede, che io quando l'ho sentito dico, mi hanno detto che sta rimbalzando su tutti i giornali, addirittura la TG1, che
come dire, la Congregazione della Dottrina della Fede ha detto che si possono benedire da parte della Chiesa Cattolica semplicemente le coppie che si uniscono al sacramento del matrimonio, non altri generi di coppie che evidentemente non si possono benedire, ma questo mi sembra, cioè, che sia, come dire, cioè, fa notizia l'ovvio e il normale, insomma, dentro. Che cosa vuoi che ti dica il Vaticano? Insomma, cioè, queste sono cose che sanno tutti, no? Cioè, questo fa anche comprendere, però, come la mentalità che c'è in giro, ecco perché questo ciclo di catechesi, no? C'è in giro una certa mentalità secondo la quale per certi aspetti, come dire, dogmatico-dottrinali in senso stretto, la Chiesa si dovrebbe aggiornare. Cioè, chi pensa queste cose qui, anche se fa pressioni e se disgraziatamente qualche gancio detto fra noi lo trova anche dentro qualche ambiente o qualche persona di chiesa, d'accordo? Tant'è, ecco, quindi sono quelli di cui San Paolo VI, in un celebre discorso, disse: circola, serpeggia nella Chiesa un pensiero non cattolico, d'accordo? Che però si presenta, si prospetta, si accredita come tale. Questi con la Chiesa non ci hanno niente a che fare, non ce l'hanno mai avuto e non ce l'avranno mai, anche se evidentemente la Chiesa li ama e prega per loro, ovviamente, no? E se sono suoi figli li considera come tali, non è che li considera come. Ecco, però certamente non incarnano, non interpretano, non esprimono né il pensiero, né la vita, né tantomeno la dottrina della Chiesa Cattolica. Quindi, però, in ogni caso, questa povera famiglia è da tutte le parti che è bombardata da qualche tempo, e da più di qualche tempo, ma sono una cinquantina, sessantina d'anni che non si fa altro sport che questo, e adesso andiamo a raccogliere veramente i pezzi, andiamo a raccogliere i cocci, di famiglie purtroppo distrutte, anche quelle che sono nate, diciamo così, sotto il crisma sacramentale, ce ne sono tante, troppe, di famiglie, come dire, cosiddette alternative. Qui non si parla soltanto delle famiglie formate da persone dello stesso sesso, perché famiglia alternativa è anche una famiglia fondata, una famiglia tra virgolette, fondata sulla libera convivenza, che è una famiglia di fatto, come si dice, ma, come dire, non è certamente la famiglia secondo il modello che la Rivelazione ci presenta e che nostro Signore ha prospettato e che la Chiesa evidentemente insegna ai suoi figli. Cioè, non serve il diritto canonico per dire che per un battezzato non esiste altra forma di unione matrimoniale che non sia quella sacramentale. Le altre non sono vere unioni matrimoniali, d'accordo? Sono pseudo unioni matrimoniali, anche se da un punto di vista civile, ancora di più il matrimonio civile, per certi aspetti anche le libere convivenze, producendo degli effetti giuridici civili, certamente hanno una rilevanza, e quindi dal legislatore, diciamo così, civile, sono evidentemente tenuti in una certa considerazione. Quindi in questa materia emerge proprio abbastanza, comincia a emergere un pochino chiara la frizione, la tensione che dentro una certa prospettiva è facilmente componibile, ma dentro un'altra diviene assolutamente inconciliabile. Quindi tra il terreno e l'ultraterreno, tra il naturale e il soprannaturale, tra l'umano e il divino. Quindi, come dire, San Paolo dice nella sua lettera: non ci può essere accordo tra Cristo e Beliar. Beliar era uno dei tanti nomi di qualche diavolo o amici loro, no? Non ci può essere accordo. Quindi noi ci accingiamo a percorrere questo viaggio, attenzione, nella consapevolezza della, come dire, peculiarità che ha preso questo tema dentro un contesto in cui, antico,
Le cose che ci diremo oggi erano l'ovvio assoluto. Io veramente quando parlo di queste cose dico: ma vabbè, diciamole, insomma, ma è proprio è l'ovvio. Ma il problema è che oggi ovvio non è, perché tant'è vero che l'ovvio va a TG1, insomma, perché se l'ovvio va al TG1, che significa? Significa che l'ovvio, che è tutt'altro che ovvio, d'accordo? Che oggi per l'ovvio. Tu ti devi sentire, come dire, un po' strano, capito? Un po' alternativo. Cito sempre il mio caro amico Don Fabio, ma ha detto in qualcuno dei suoi tanti, delle sue tante uscite, la più grande trasgressione oggi è essere obbedienti, essere, come dire, essere ligi, essere allineati, per esempio, a quanto insegna la Chiesa. Oh, guarda, super trasgressione oggi. Allora, evidentemente faremo guidare in questo ulteriore viaggio dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Io raccomando, su questo sono a farmi eco, a fare eco a una raccomandazione antica di San Giovanni Paolo II. Noi sappiamo, insomma, non è un mistero questo qui, non ci possiamo andare a nascondere dietro una mano. Sono 50, 60, 70 anni che, da un punto di vista dottrinale, ecco, la sana dottrina cattolica, che dal titolo riceve, bombardate dovunque uno si gira, compresi teologi che operano dentro la Chiesa cattolica, creando a volte, perché specialmente quando qualche idea non proprio tanto per la quale viene espressa da qualche nome autorevole. Questo crea come dire, qualche bordata dentro la barca della Chiesa e anche qualche disordine, qualche confusione, qualche situazione problematica. Quindi su questo dobbiamo essere sempre attenti. Allora, San Giovanni Paolo II, come San Paolo VI, diceva, i fautori di questo pensiero non cattolico non faranno mai parte del cuore della Chiesa e della quintessenza della Chiesa. San Giovanni Paolo II diceva che questi uomini di scienza umana, perché anche la teologia sì, è una sacra scienza, ma è fatta da esseri umani, quindi che ci mettono del loro, evidentemente, no? Nel loro ragionare teologico. Ecco. Quando c'è qualche cosa che la nostra coscienza comincia a striderci, dice: no, ricordate, disse Fedeli, per sapere il pensiero della Chiesa cattolica occorre aprire il Catechismo. Il Catechismo della Chiesa cattolica, che lui stesso promulgò, è formulato in forma molto estesa, molto puntuale, molto dettagliata. Poi, come tutti sapete, Papa Ratzinger volle provare, di fronte a qualche lamentela di qualcuno, sì, è bello, ma è troppo esteso, è troppo lungo. Cioè, sono 8.000 pagine, non ce la faccio a leggerle tutte. Ha provato a fare un compendio molto bello, anche a me piacciono tutti perché sono tutti quanti differenti. Un compendio che, sulla base delle modalità espressive dottrinali contemporanee, perché poi la dottrina rimane la stessa, ricalca un po' il vecchio catechismo di San Pio X. Vecchio come età, ma sempre giovane per quanto mi riguarda, insomma, per quanto riguarda tutti, credo, insomma, come contenuti essenziali. Quindi sono tutti belli per quanto mi riguarda. Però certamente c'ha dei passaggi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, il volume, diciamo, esteso, il volume di base, certamente impegnativi, però molto molto belli, che vale la pena proprio menzionare ed esplicitare. Allora, che cosa si dice del quarto comandamento? Anzitutto, come sempre fa, come è proprio della prospettiva teologica molto opportuna in uso attualmente, c'è il radicamento biblico del comandamento. Onora tuo padre e tua madre deriva appunto il quarto comandamento del Decalogo, quindi del libro dell'Esodo. Ma si fonda anche sull'insegnamento di Gesù, che, come dice il Vangelo di San Luca, stava sottomesso ai genitori, e su un insegnamento chiaro dell'Apostolo San Paolo: figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore,
Perché questo è giusto, attenzione, è giusto, quindi virtù cardinale della giustizia. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento, al quale è associata una promessa, perché tu sia felice e goda di una vita lunga sopra la terra. Quindi il Catechismo nel numero 2197 specifica che il quarto comandamento per la seconda tavola della legge, esprimendo il fatto che Dio ha voluto che dopo di lui onoriamo i nostri genitori. Attenzione, un motivo fondamentale, ai quali dobbiamo la vita. Questo è un fatto oggettivo, e che ci hanno trasmesso la conoscenza di Dio. Questo è un fatto non sempre purtroppo oggettivo, perché la vita ce l'hanno trasmessa, questo non ci piove. Quindi questo è il fondamento proprio primario del dovere di onorare i genitori. Se poi ci hanno trasmesso la conoscenza di Dio, meglio ancora. Prosegue, siamo tenuti inoltre ad onorare e rispettare tutti coloro che Dio per il nostro bene ha rivestito della sua autorità. Quindi, come da sempre la tradizione della Chiesa ha inteso questo comandamento, questo parte dai genitori, ma si estende a tutte le forme di autorità legittimamente costituita, ovviamente nei limiti del legittimo esercizio dell'autorità stessa. Anche questo tema oggi è molto delicato e molto complicato, ecco, perché si nota, come dire, un continuo, diciamo così, movimento, un continuo subbuglio, un continuo malessere nei confronti dell'eternità, dell'autorità, scusate, che, come dire, viene non sempre riconosciuta, ma soprattutto non sempre onorata come si deve. Attenzione che l'onore, io questa è una piccola parentesi che faccio subito, è qualcosa che va più in là del rispetto. Teniamo presente che nei confronti, diciamo così, delle persone in qualche modo, tra virgolette, superiori a noi, ci sono due comportamenti. C'è la venerazione e l'onore. Nei confronti di Dio solo c'è l'adorazione. Nei confronti di tutti c'è il rispetto. Qual è la differenza tra questi atteggiamenti? L'adorazione è riconoscere a Dio che è Dio, che è al di sopra di tutto. Tutto gli è dovuto, e quindi l'adorazione evidentemente comprende e supera il rispetto, l'onore e la venerazione. È il top, è il culto di Dulia. Cioè, io ti piego le ginocchia, io ti offro la vita, tu hai il diritto di chiedermi qualunque cosa e io ho il dovere di darti qualunque cosa. Al secondo posto c'è la venerazione, tant'è vero che la Madonna si venera con culto, come si dice, di iperdulia. Venerazione e dulia è la stessa cosa, quindi una ipervenerazione. La venerazione dipende dall'eccellenza morale del soggetto da venerare, cioè si venera, quindi si riconosce come superiore a sé chi se lo merita. Quindi chi ha eccelso, si è distinto. Per cosa? Per le cose belle che ha fatto, per le cose sante che ha fatto. Ecco perché i santi si venerano. Quelli sono degli eroi, sostenuti dalla grazia di Dio, però potevano fare del male e non l'hanno fatto. Potevano fare del bene, non solo che l'hanno fatto molto bene, ne hanno fatto molto e al massimo livello. E quindi vanno venerati. Evidentemente l'adorazione supera la venerazione. Attenzione che l'onore che comporta il dovere dell'obbedienza, a differenza del rispetto, oltre che appunto un portare un po' in palma di mano, quindi non è venerazione, perché non è detto che il soggetto da onorare si meriti di essere venerato, ma l'onore sempre. L'onore è dovuto all'autorità, per il fatto che, come ho avuto modo di dire in un'ora santa di un paio di giovedì fa, che già scherzavo in una precedente catechesi, siccome si intitola I rapporti con le autorità, sicuramente non avrà ampi seguiti in questa
Quanto riguarda gli ascolti, vedremo anche questa catechesi, nonostante che sta dentro un ciclo di catechesi che mi sembra abbastanza seguito. Questa voglio proprio vedere quante ne avrà di seguito, perché si riparla di questo tema. E allora, l'autorità va onorata, quindi obbedita, e non lo posso trattare da pari a pari, ma con un certo senso di sottomissione, altro termine, per carità. Oggi assolutamente bandito, proprio tabù assoluto, quindi l'obbedienza e la sottomissione. Perché? Perché ogni autorità, sta scritto, viene da Dio. E se il rappresentante dell'autorità è indegno, gli è dovuta lo stesso, a meno che non dia comandi formalmente contrari alla legge di Dio. In tal caso non solo si ha il diritto, ma il dovere di disobbedire. Su questo tema però, lo sentiremo dire anche dal Catechismo della Chiesa Cattolica, il giudizio deve essere molto rigoroso, perché io non posso sentirmi in diritto di disobbedire a un genitore o a un governante o a un'autorità ecclesiastica semplicemente perché quella cosa che mi dice di fare io non la ritengo giusta. Io posso anche non ritenerla giusta, ma se quella cosa non è intrinsecamente cattiva, quindi formalmente contraria alla legge di Dio, io non ho nessun diritto di disattenderla. Posso farlo perché siamo liberi, ma poterlo fare, libero arbitrio, non è fare bene. Questo deve essere ben chiaro. Io lo capisco che sono, come dire, parole presumibilmente non molto popolari e magari non molto gradite a tante orecchie, ma non possiamo dire sempre quello che è gradito. Se si capiscono alcune cose, è chiaro che queste affermazioni si comprenderanno. Se alcune cose non si capiscono, è chiaro che queste affermazioni si rigetteranno, si rifiuteranno, si contrasteranno, ecco, si contraddiranno, d'accordo? Ecco. Il rispetto invece è dovuto a tutti. Il rispetto significa che io non sono autorizzato a violare la dignità personale di nessuno, sotto nessun punto di vista. Niente offese, niente insulti, lo vedremo con il quinto comandamento, niente disprezzi, niente maldicenze, niente forme di violenza, né fisica, né morale, né psicologica. Se uno ha un'opinione sbagliata, un'idea sbagliata, io non sono legittimato a dirgli brutto imbecille, non capisci niente, o a mangiarmelo a parolacce, o a fare il finimondo. Non lo posso fare. Non solo non lo posso, ma non lo devo fare. È chiaro che se c'è un'idea sbagliata, oggettivamente sbagliata, come dire, rispettare la sua dignità non significa dirgli bravo, d'accordo? Ma non puoi disprezzarlo, violentarlo o coartarlo. Il nostro Signore Dio è un esempio assoluto in questo, no? Forse che Dio a un peccatore o a un disgraziato lo fulmina seduta stante o lo tratta male o gli manca di rispetto o non piuttosto lo sopporta, lo tollera e continua ad offrirgli fino all'ultimo istante della sua esistenza l'occasione per riflettere, per pensare, per ravvedersi, per tornare sui propri passi, eccetera. Mi sembra che faccia così il nostro Signore, no? C'è qualcuno di noi che è forse più grande di Lui? O che possa fare quindi meglio di come fa il nostro Signore? Credo che se uno rifletta, insomma, queste considerazioni mi sembrano, come dire, abbastanza condivisibili, abbastanza fluide, specialmente dentro un orizzonte qual è quello di quello che conosciamo di nostro Signore, di quello che sappiamo di Lui, di quello che ci ha rivelato, no? Quindi questo comandamento, che ha come oggetto diretto e formale immediato i doveri dei figli verso i genitori, però coinvolge anche i rapporti di parentela con i membri di
del gruppo familiare, si estende ai doveri degli alunni verso gli insegnanti, dei dipendenti verso i datori di lavoro, dei subordinati verso i superiori, dei cittadini verso la patria, verso i pubblici amministratori e verso i governanti. Però chiaramente sottintende i doveri dei genitori, tutori, docenti, capi, magistrati, governanti, cioè di tutti coloro che esercitano un'autorità su altre persone. Distingueremo certamente quindi l'analisi di questo comandamento in due sezioni distinte, no? Quello dei figli verso i genitori, così diciamo degli altri, uso adesso altri due termini semi-blasfemi, gli inferiori verso i superiori, l'ho detto, ecco, adesso l'ho detto, e poi il contrario, quindi i genitori verso i figli e, lo ridico, i superiori verso gli inferiori, cioè sono terminologie che si usano per farsi comprendere, per farsi capire, insomma, no? Cioè, riflettiamo però sul fatto che oggi semplicemente per usare questi termini devi mettere un pochino le mani avanti, perché chi lo sa se li uso senza fare qualche distinguo, cosa si possa pensare? Segni di tempi, insomma, cambiati, no? Sono i segni, i famosi segni dei tempi, insomma, no? Dei tempi un po' particolari che stiamo vivendo. Allora, quali sono i doveri dei figli verso i genitori? Seguo sempre il catechismo, dal numero 2214 in poi. Non faccio tutti quanti i numeri da citare, se no diventano un pochino pesanti, no? Allora, la pietà filiale, cioè quella forma particolare della virtù cardinale della giustizia che concerne i rapporti tra figli e genitori, si chiama pietas. La pietà non è l'avere pietà dei poveracci e nemmeno le pratiche di pietà verso il Signore. La pietà è la virtù cardinale della giustizia che regola i rapporti con i genitori. Dell'inferiore di nuovo verso chi? In che senso i genitori sono superiori a noi? Ci hanno dato una cosa che noi non potremo mai restituirgli, mai. Cioè, io a mio padre e a mia madre posso dargli tutto l'amore di questo mondo, tutta la stima, l'onore, se vogliamo anche la venerazione, l'assistenza. Posso fargli condividere i beni che lavoro, e i soldi che ho. E posso portarli in palma di mano fino a quando moriranno, ma ridargli quello che mi hanno dato non lo potrò fare mai. E quel debito è un debito insolubile. Non c'è niente da fare. Quindi capiamo questo è un rapporto, diciamo così, sproporzionato, irrimediabilmente sproporzionato, che si riproduce, no? Cioè, ordinariamente, salvo i casi di chi poi consacra la vita a Dio, chi è figlio domani sarà genitore, chi è genitore un tempo è stato figlio. Quindi tutti facciamo i conti con questa realtà. Quindi debiti di riconoscenza verso chi ci ha dato il dono della vita, si spera il loro amore e il loro lavoro, perché ci hanno permesso di nascere e di crescere nel corpo e nello spirito. Qui c'è il tema delicato, e se i genitori sono stati inadeguati, e se sono stati causa di tante ferite, di tanti dolori, di tante sofferenze. Allora, da un punto di vista morale, onora tuo padre e tua madre non è detto onora tuo padre e tua madre se sono degni padre e madre. Questo dobbiamo capirlo bene, questo qui, eh. Questo riguarda anche le altre autorità, cioè l'onore è dovuto ad un soggetto non perché è santo o è bravo o è all'altezza della sua situazione e dei suoi compiti, ma per il compito che ha, per il ruolo che ha e che Dio, come fonte di ogni autorità, gli ha affidato. E se ci sono state delle fonti di frizione,
è necessario intraprendere un percorso di riconciliazione, cioè perdonare i propri genitori per il male che ci dovessero aver fatto, cosa che è possibile, e chiedere perdono però se qualche cosa di male l'abbiamo fatta noi. Quindi, comunque percorsi di riconciliazione. Noi siamo figli di Dio, se a un figlio di Dio non è consentito in base al Vangelo non stare in comunione con il proprio simile, perché Gesù ha detto due cose chiarissimamente: perdonare sempre tutto e tutti, nella parabola del servo spietato, fino a 70 volte 7, no, fino a 70 volte 7, quindi vuol dire sempre. E dice: questi sono quelli che mi hanno fatto del male, e se qualcuno ce l'ha con me, cioè quindi qualcuno che ho fatto male io. Se ti presenti a presentare un'offerta al Signore davanti all'altare, lì ti ricordi che qualcuno ce l'ha con te, cioè leggere bene il Vangelo, lascia l'offerta, vatti a riconciliare e poi torna a offrire il tuo dono. Cioè, sono due le cose, le operazioni che stanno in causa in ogni gesto di riconciliazione: il perdono da dare o il perdono da chiedere. Se qualcuno ti ha fatto del male, c'è un perdono da dare. Se qualcuno ce l'ha con te, quasi certamente c'è un perdono da chiedere e devi chiederlo. Quando le parti in causa sono i genitori, c'è una citazione del libro del Siraci, te la leggo molto volentieri: onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare i dolori di tua madre. Ricorda che essi ti hanno generato, che darai loro in cambio di quanto ti hanno dato. Siracide 7, 27, 28. Allora, abbiamo già detto che nell'onorare è compreso il dovere di obbedire. Il Catechismo della Chiesa Cattolica specifica: per tutto il tempo in cui vive nella casa dei suoi genitori, il figlio deve obbedire ad ogni loro richiesta motivata dal suo proprio bene o da quello della famiglia. E anche qui nuova citazione del Nuovo Testamento, Colossesi 3:20. Figli, obbedite ai genitori in tutto. Ciò è gradito al Signore. Questo vale anche per i figli di oggi, eh? I figli devono anche obbedire agli ordini ragionevoli dei loro educatori e di tutti coloro ai quali i genitori li hanno affidati. Ma se in coscienza sono persuasi che è moralmente riprovevole, attenzione, moralmente riprovevole, quindi qualche cosa che mi porta oggettivamente a commettere un peccato, a un dato ordine, non vi obbediscano. Qui si parla, attenzione però, non dei genitori, ma gli ordini ragionevoli dei loro educatori e di tutti coloro ai quali i genitori li hanno affidati. È chiaro che se per assurdo anche un genitore dovesse dare un comando non buono, facciamo un esempio da scuola, ma evidentemente speriamo del tutto irrealistico. Un padre dice al figlio: fammi ammazzare quella persona. Chiaro che il figlio non è tenuto a obbedire a un ordine di questo genere, no? E crescendo i figli continueranno a rispettare i loro genitori, preverranno i loro desideri, chiederanno spesso i loro consigli, accetteranno i loro giustificati ammonimenti. Certo, con l'emancipazione significato cessa l'obbedienza dei figli verso i genitori, ma non il rispetto, vedete? Perché nell'onore c'è rispetto e obbedienza. Abbiamo detto rispetto verso tutti, onore verso le persone costituite in autorità, ma nell'onore è compreso anche l'obbedienza. Evidentemente, quando un figlio diventa adulto, cessa il dovere d'obbedienza, ma mai il rispetto. E non solo. Anche divenuti adulti, i figli conservano delle responsabilità verso i genitori. Nella misura in cui possono, cito sempre il Catechismo, devono dare loro l'aiuto materiale e morale negli anni della vecchiaia e in tempo di malattia, di solitudine e di indigenza. Allora, anche qui, per esempio, su questo il Papa attualmente regnante tante volte ne ha parlato, giustamente. Lui sappiamo che ha un debole
i cosiddetti nonni, giustamente, perché un altro segno brutto dei tempi è la fine del rispetto verso le persone anziane, compresi i genitori anziani. I genitori anziani sono forse un peso di cui liberarsi o di cui scaricarsi? Punto interrogativo. Io adesso metto un pochino delle provocazioni. Cosa è meglio fare con un genitore molto anziano? È meglio portarlo in casa con sé? È meglio lasciarlo in casa garantendogli un'assistenza? O è meglio toglierlo da casa sua e metterlo in una casa di riposo? La più bella che esiste al mondo, ovviamente, con tutti quanti i servizi annessi e connessi meravigliosi. Allora, noi dobbiamo sempre, per avere dei criteri di discernimento, cioè, tu c'hai un genitore così, devi fare questo, devi fare. Ce l'ha detto Gesù nel Vangelo come regolarci. Il quarto comandamento è espresso in forma positiva: onora tuo padre e tua madre. Che significa questo? Come tutti quanti i comandamenti espressi in forma positiva, non è chiara e netta la demarcazione tra il lecito e l'illecito. Cioè, nell'esempio che ho fatto, è moralmente illecito mettere un genitore in una casa di riposo? Moralmente illecito? Moralmente illecito mi sembra un po' troppo, d'accordo? Peccato mettere un genitore nella casa di riposo? È evidente che un giudizio su questa fattispecie può essere data soltanto alla luce delle circostanze, cioè perché fai questa cosa, qual è la situazione concreta che ti porta a questo gesto, ci sono altre possibilità, come reagisce la persona interessata, è contenta, non è contenta, preferirebbe altro, c'è la possibilità di fare altro, quindi la valutazione è complessa. Tu devi semplicemente chiederti, se fossi io al posto suo, cosa desidererei che mio figlio o mia figlia facessero per me? Punto interrogativo. Io, se mi posso permettere, sulla base dell'esperienza, insomma, del contatto che ho avuto con le persone anziane, anche dell'esperienza pastorale che ho avuto, perché sono stato da giovanissimo viceparroco a prestare servizio presso una casa di riposo, io, a quello che ho imparato anche con il contatto con le persone anziane, io personalmente la comunione ai malati delle parrocchie e anziani di cui sono stato parroco l'ho sempre portata una volta al mese, io personalmente. Non ho mai delegato nessuno e fino a quando il Signore mi assiste con le forze, spero di non doverlo fare mai, perché è un dovere del parroco e è una cosa molto importante. Quindi io so cosa pensano gli anziani, mi permetto insomma di dirlo, conosco cosa c'è nel loro cuore e a quanto mi sembra di aver capito, il discorso è questo. La persona anziana non vuole avere la percezione di essere diventato un peso di cui ci si deve liberare. È una cosa bruttissima. Mettiamoci nei panni loro e proviamo a chiederci cosa vorremmo che si facesse nei nostri confronti. Se una famiglia non ha la possibilità, per tante ragioni contingenti, di accogliere in casa un genitore, questo può anche essere comprensibile ricorrendo a certe circostanze. A mio modestissimo avviso mi permetto di dire questa cosa, poi è chiaro che ci sono le coscienze che fanno le loro valutazioni, è assai preferibile garantire alla persona che stia a casa sua, trovando chi l'assiste, pagando anche chi l'assiste se una persona non ce la fa ad essere autosufficiente, però mostrandogli vicinanza, andandola a trovare il più spesso possibile, la telefonata, le cose, quindi è un'altra cosa. Perché anche la più bella struttura per anziani molte volte viene percepita dall'anziano come un modo con cui io i miei figli si sono tolti un peso, anche se non te lo dicono,
A te non lo dicono. Se va il sacerdote a trovarlo e ci fa due chiacchiere al sacerdote, vi assicuro che lo dicono. E lo dicono in maniera molto, molto chiara. E a volte con le lacrime agli occhi. Ripeto, ci possono stare situazioni, il giudizio va valutato alla luce delle circostanze, non si può dire che questa è una cosa intrinsecamente cattiva. Ecco, però appunto questo è un precetto positivo. Facciamo un altro esempio, un ragazzino che risponde a un genitore a tono, ma questo non deve essere permesso, non deve essere tollerato. Un ragazzino che prende a parolacce i genitori, io sono cose che ho sentito con le mie orecchie, che ho visto con i miei occhi in certe situazioni. Allora, adesso vedremo subito che il catechismo stesso raccomanda una cosa, perché per l'educazione è fondamentale l'ambiente familiare. Non si educa solo con le parole e neanche con le mani, ma si educa con l'ambiente. Sapete qual è la prima forma di educazione dei figli? Come si trattano i genitori tra di loro? E come i genitori trattano i figli? Qui purtroppo io capisco, non voglio mettere pesi sulle spalle di chi si forma una famiglia, però formarsi una famiglia è una cosa seria. Cioè, io sento tante lamentele su tanti confratelli, magari anche fondate. Allora, è bello che un prete, supponiamo, Dio non voglia che accada, dice le parolacce. Forse no. Ma è bello per un figlio sentire papà e mamma dire le parolacce? O peggio ancora che se scambiano tra di loro le parolacce? O peggio ancora che a parolacce gli prendono un figlio? È chiaro che se un figlio poi prende a parolacce il genitore non ha il diritto di farlo, d'accordo? E se ci fossero le usanze educative di un tempo, un figlio che facesse una cosa di questo genere darebbe qualche lavoro al dentista, perché l'offeso dalla parolaccia del figlio farebbe partire un rovescio in top spin, d'accordo? Per chi conosce il linguaggio tennistico. Però attenzione, attenzione, ti parte il rovescio in top spin e se lo merita. Ma quando vai dall'altra parte, mio modestissimo parere, nostro Signore dice: sì, tu hai fatto bene a dargli il rovescio in top spin perché non ti devi mandare a quel paese. Ma quante volte hai mandato a quel paese tua moglie? E quante volte hai mandato a quel paese lui quando ti stava dando fastidio? Questo non lo legittima a mandarti a quel paese. Ma tu capisci? Diverso sarebbe il discorso se moglie e marito tra loro si portano in palma di mano, non solo si amano come si sono promessi il giorno del matrimonio, prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Queste non sono chiacchiere, il matrimonio è un sacramento. Se i genitori si amassero e onorassero tutti i giorni della loro vita, l'80% dell'educazione, esagero, sarebbe già fatta anche su questo. Papa Francesco ha raccontato una cosa molto bella. Uno dei giorni più belli della sua vita è quando ha visto darsi un bacio affettuoso, un bacio d'amore, tra i genitori. Se un figlio cresce in un contesto relazionale tra i genitori teso, brutto, ma come cresce sto ragazzino? Dopo lo mandiamo a sentire il ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo. Tutte quante le ferite ricevute, tutti quanti i traumi che si porta dietro. Ma è normale che sia così. Allora, chi mette al mondo dei figli deve saperlo che ha una gravissima responsabilità davanti a Dio. La sezione del catechismo che parla dei doveri dei genitori è molto bella. Dice: la fecondità dell'amore coniugale, 2221, ogni tanto ne cito qualcuno per riorizzontarci, non si riduce alla sola procreazione dei figli, ma deve estendersi alla loro educazione morale e alla loro formazione spirituale.
La funzione educativa dei genitori è tanto importante che se manca può a stento essere supplita. Il catechismo, sapete che la Chiesa è sempre meravigliosa, perché la Chiesa è maestra anche di rapporti, no? E di carità. Quindi dice, a stento può essere supplita. Se uno volesse parlare in maniera più diretta, potrebbe dire anche altro. Non può essere supplita proprio, insomma. Il diritto e il dovere dell'educazione, il diritto e il dovere, cioè io e i miei figli non li educo qua, li educo io e vigilo su chi, come dire, sulle autorità educative secondarie, a cominciare dalla scuola. Io vigilo, non è che mi lavo le mani, perché chi l'ha detto che nella scuola dove vanno i miei figli siano ben educati? Punto interrogativo. Questo io lo devo verificare. Quindi diritto e dovere. Poi i genitori devono considerare i loro figli come figli di Dio, non come proprietà personale. L'educazione non è un atto di dominio o di sopraffazione, assolutamente. L'educazione è io ti insegnerò la fede, ti insegnerò a comportarti rettamente, santamente, ma nella consapevolezza che tu non sei mio, ma sei del Signore, avrai un progetto che devi scoprire e che io devo aiutarti a farlo, e sempre rispetto come persone umane. Un figlio non si prende a parolacce, quello non è educativo. Su un figlio non si sfoga la rabbia. Se è necessario lo scappellotto pedagogico, d'accordo, che quando uno educa bene, cioè basta la mossa, non occorre, cioè i figli non si ammazzano mica di botte, non serve che ci sia il telefono azzurro per fare una cosa di questo genere. Ma capite, se c'è un clima, se c'è un ambiente del genere, ma a me tante persone mi hanno raccontato, quando ero piccolo io bastava che mio padre ci guardasse fissi, non c'era bisogno di nessuna violenza, bastava che si girasse mio padre, ci dava uno sguardo, avevamo già capito tutto quanto. Non serve, d'accordo? Basta usare un tono di voce un po' più perentorio, dovrebbe bastare questo, non dovrebbe volerci altro. Quindi rispettarli come persone umane. Educano i loro figli ad osservare la legge di Dio, i genitori lo devono fare questo, mostrandosi essi stessi obbedienti alla volontà del Padre dei Cieli. Chi ha contratto il sacramento del matrimonio, questa cosa a Dio l'ha promessa in uno col sacramento del matrimonio. Perché una domanda espressa, che lo vedremo poi trattando del matrimonio, che il sacerdote ha rivolto agli sposi è: siete disposti ad accogliere responsabilmente e con amore i figli che Dio vorrà educarli e a educarli secondo la legge di Dio e della Chiesa? Educarli, ma l'educazione si dà prima con l'esempio. Pensate a quanti genitori, quelli che lo fanno, quando i figli vanno a catechismo, portano un figlio in chiesa perché il parroco ti fa una testa tanto che se non te li porti in chiesa gli fa fare la comunione e loro se ne vanno a casa. Ma che giova? A che serve una cosa del genere? A cosa serve? Ma noi non siamo sposati in chiesa, quindi non sei sposato in chiesa, ma hai fatto battezzare a tuo figlio o no? Se non sei sposato in chiesa, se puoi farlo quanto prima, ma anche se non sei sposato in chiesa, la chiesa ti battezza i figli sull'impegno dei genitori, perché il battesimo certamente toglie il peccato originale, d'accordo? Per togliere il peccato originale ci vuole un sacramento, quindi questa non è una cosa che si può fare senza sacramento. Ma il sacramento del battesimo non serve solo a togliere il peccato originale, serve anche a conferire al battezzando la grazia santificante, le virtù teologali, perché tolta la macchia del peccato originale, gli rimarranno le conseguenze, però se non viene educato alla fede e alla santità, sì, non c'è più il peccato originale, ma nella vita farà un disastro totale, d'accordo? Perché peccatori rimaniamo purtroppo anche dopo il battesimo, disgraziatissimamente. E chi li educa alla fede? Aspetti che tuo figlio ci abbia 8 anni e vado in parrocchia. Io so parroco, sono anni che sto in mezzo a queste cose qui. Cioè, può arrivare un bambino a 7-8 anni che magari non sa neanche il Padre Nostro e l'Ave Maria, può succedere? Purtroppo può succedere oggi.
Io dico queste cose con dolore, ma può succedere. Mi tengo evidentemente sullo generico. Può succedere. Ma queste sono inadempienze gravi, cioè l'esame di coscienza che uno va e dice io non c'ho peccati. Ma come non c'hai peccati? Ripeto, questo è un precetto positivo, quindi dice ma come lo trasgredirò? Ci devi pensare, ci devi. Cioè, tu c'hai un dovere di educare i figli, prima con l'esempio e poi con quello che fai. Ti devi interrogare, devi chiederti davanti al Signore che cosa gli sto insegnando io a questi ragazzini che il Signore ha mandato, con l'esempio e con la parola. Che cosa? Quelli sono stati affidati ai genitori, cioè come dire, l'imprinting di quello che saranno lo ricevono in famiglia. Allora, continua ancora il catechismo, eh? Il catechismo è eco della volontà di Dio da questo punto di vista. I genitori sono i primi responsabili dell'educazione dei loro figli. Testimoniano tale responsabilità innanzitutto con la creazione di una famiglia in cui la tenerezza, il perdono, il rispetto, la fedeltà, il servizio disinteressato rappresentano la norma. La tenerezza. Citiamo ancora un'altra volta Papa Francesco, io non voglio fare il papista a tutti i costi, no? Assolutamente. Però la tenerezza, per esempio, cioè quell'amore caldo, cioè quello è, cioè, tra genitori e dei genitori verso i figli, ma quella è la prima forma di educazione, cioè Dio è amore, cioè un ragazzino dentro la famiglia deve percepire di essere accolto, di essere voluto, di essere amato e anche di essere educato, indirizzato. Il focolare domestico è un luogo particolarmente adatto per educare alle virtù. Questa educazione, e qui si rivolge ai genitori, richiede che si impari l'abnegazione. L'abnegazione vuol dire la rinuncia a se stessi, il sacrificio. È un compito, un retto modo di giudicare da un punto di vista oggettivo, la padronanza di sé è condizione di ogni vera libertà. Ma il problema oggi è che come ci arrivano tanti giovani al matrimonio? Cosa costruiscono? Quali fondamenta mettono? Non voglio fare discorsi moralistici, insomma, le solite cose da parroco, però qui entriamo in un vortice perché da famiglie, cioè da famiglie sgangherate, usciranno figli poverini ancora più sgangherati, che se rifaranno a loro volta una famiglia, esce ancora più sgangherata di quella loro. Nessuno dà quello che non ha, purtroppo. I genitori hanno anche la grave responsabilità di dare ai loro figli buoni esempi, ancora, e riconoscendo con franchezza davanti ai figli le proprie mancanze, saranno meglio in grado di guidarli e di correggerli. Può un genitore riconoscere le proprie mancanze dinanzi ai figli? E certamente sì. Se le ha fatte, le deve riconoscere e deve pure chiedere scusa, se fosse necessario. Un parroco deve fare la stessa cosa. Se ha un comportamento scorretto nei confronti di un parrocchiano, volontario o involontario che sia, deve chiedere scusa. Lo deve fare. Perché non siamo impeccabili. Chiedere scusa non è niente di compromettente. Aumenta l'autorevolezza, perché chiedendo scusa io mi sto riconoscendo imperfetto e deficiente nei confronti di una norma e di un dovere che avevo, fosse anche magari un dovere di rispetto o di carità. E chiedendo di scusa, sto dicendo quel dovere, io per primo cerco di osservarlo, per questo che cerco di insegnartelo. Se ho mancato, ti chiedo scusa. Ancora, abbiamo ancora qualche minuto. Finiamo almeno questa parte qui. Dalla grazia del sacramento del matrimonio, i genitori hanno ricevuto la responsabilità e il privilegio di evangelizzare i loro figli.
responsabilità e privilegio, l'evangelizzazione dei figli spetta ai genitori. La parrocchia dovrebbe intervenire soltanto come strumento ausiliario, non come unica agenzia educativa cristiana che oggi, anche dare grazie a Dio, anche qui in diocesi stiamo inventando qualcosa. Ma vogliamo chiederci: ma che cosa gli fa un'ora di catechismo a settimana a un ragazzino che arriva in parrocchia generalmente già a 7-8 anni, quindi è già tutto formato, d'accordo? Sta un'ora a settimana contro una settimana intera, contro un'antitestimonianza ricevuta dentro casa. Ma che cosa gli faranno queste? Tu metti il catechista più bravo del mondo, ci può andare il parroco in persona, può esserci un santo a farlo quel catechismo lì, ma che cosa gli può fare? Certo, poi Dio fa i miracoli, nel senso che a volte, cioè, anche in queste condizioni escono fuori, io l'ho visto con gli occhi miei, dei tesori di ragazzi, insomma, che veramente si vede la mano del Signore, qualcuno che ci ha lavorato dietro, ma anche tante cose che ha fatto lui, ma sono le eccezioni, sono la regola. Li inizieranno, proseguo la lettura, 2225. Fin dai primi anni di vita i misteri della fede, dei quali essi per i figli sono i primi annunciatori. Fin dai primi anni di vita. Con i bambini ci si prega insieme, li si fa pregare con loro. Ma capite? Cioè, supponiamo che i genitori non pregano mai, né insieme come dovrebbero. Rimandiamo sempre al sacramento del matrimonio. I genitori devono pregare insieme. Né singolarmente, ma mi spieghi come fanno a pregare coi figli? Capiamo come tutto quanto si ritorna, no? Li faranno partecipare alla vita della Chiesa fin dalla più tenera età. I bambini in Chiesa si portano, eh? I bambini in Chiesa sono i benvenuti. Sempre. Se fanno un pochino di rumore, bene. Se ne fanno troppo, papà e mamma devono avere il buon senso che li portano un attimo fuori a farsi una passeggiata, se proprio ne fanno troppo. Ma i bambini in chiesa, Gesù ha detto lasciate che i bambini vengano a me. Ma magari le chiese fossero piene dei bambini. In chiesa non si fa rumore, in chiesa è silenzio assoluto. Ma se ci fosse un po' di brusietto, come dire, causato dalla presenza dei bambini, ma viva Dio! Basta che non sia veramente, ripeto, eccessivo, che non fa seguire la celebrazione, ma lì anche di un po' di buon senso di papà e di mamma risolve subito il problema. Ma i bambini si portano in chiesa fin da piccoli. L'educazione alla fede da parte dei genitori, prosegue, deve cominciare fin dalla più tenera età. I genitori hanno la missione di insegnare ai figli di pregare e a scoprire la vocazione di Dio. Devono farlo loro. Attenzione, questo fa parte del quarto comandamento, eh? Dici, ma come, non è onore a tuo padre e tua madre? Attenzione. Il quarto comandamento presuppone, perché molte volte i figli non onorano il padre e la madre, sbeccando e sbagliando perché non sono mai giustificati, ma perché papà e mamma si mettono in condizioni di... È la stessa cosa che succede con i preti. I preti vanno sempre onorati, tutti, a prescindere da quello che fanno. È chiaro però che se un ministro non si mette in buone condizioni, dal momento che non sono tutti quanti santi, è facile che non sia onorato come... Questo non giustifica, perché il nostro Signore ti fa correre, se tu giudichi un prete, fa correre un figlio che tratta male i genitori. Però è chiaro che un genitore o un ministro che non dia il buon esempio mette nell'occasione di peccato, d'accordo? Perché a meno che non c'è un figlio che è già santo, o un parrocchiano che è già santo, quello comincia a fare le sue considerazioni. Non dovrebbe, ma purtroppo le fa. Non dà il buon esempio. Bene, ci fermiamo qui per oggi. Sarei voluto andare un pochino più avanti, però va bene così. Credo che questo tema sia un tema importante, anche perché ritengo che molte persone che ascoltano queste cose, se le ascoltano, abbiano una famiglia, abbiano dei figli, abbiano di questi problemi.
Si tratta di cose veramente molto molto importanti, perché la ricostruzione della Chiesa del mondo comincia da noi. Noi dobbiamo riprendere in mano la nostra vita, riprenderci in mano le cose nostre e cominciare a farle bene. Ecco, e a santificarci lì dove il Signore ci ha posto e lì dove vuole che noi ci santifichiamo. Alla prossima, se Dio vuole, Dio vi benedica. E la Madonna sempre vi protegga. Alla prossima.